Domani è la festa del papà ed è una vergogna che la festa del papà è ancora la festa dei pasticceri. Dopo 20 anni che manifestiamo per avere uguali diritti con le mamme, per difendere i figli ad avere 2 genitori e 4 nonni. Allora, questa mano, questo striscione vuol dire che siamo tutti uguali. Non stiamo in Afghanistan, stiamo in Italia, paese civile, cosiddetto civile, che è incivile con i patri italiani. Allora, 1, 2, 3! Viva papà! Io penso che questo segnale valga più di qualsiasi parola. Siamo tutti uguali, stiamo in Italia, non stiamo in Afghanistan. I papà meritano rispetto. Noi dal 2005 facciamo ogni anno, quando c'è la festa del papà, il Daddy's Pride, perché vogliamo difendere il diritto inviolabile di ogni bambino di amare 2 genitori e 4 nonni. Dato che i bambini non si possono difendere da soli, ci pensiamo noi a difenderli. Sono 465 giorni che non vedo mio figlio, nonostante abbia 2 sentenze di tribunale ordinario e 2 corti d'appello che mi danno ragione e che ampliano il diritto di dovere di visita. Vivevo da solo con mio figlio a Verona fino al 2012, all'età di 6 anni, poi la mamma l'ha sottratto e l'ha portato nella provincia di Salerno. È stata trasferita alla residenza senza la mia autorizzazione. Da lì è iniziato un grossissimo calvario giudiziario che ha visto una separazione di 4 anni. E questo perché? Perché non esiste una vera legge che garantisce il diritto di bigenitorialità. Qui non è la donna che sottrae il bambino, non permette all'altro genitore di vedere, è un'assenza totale di giustizia, un'assenza totale di leggi precise. Questi in foto sono i tuoi figli? Sì, purtroppo li vedo solo mercoledì e giovedì e fine settimana alterne. Quando faccio il secondo turno non posso vederli. Non c'è assolutamente nessun problema. Questa foto testimonia che non hanno paura per la loro vita quando sono con me, così come cercano di persuaderli la neuropsicologa e i servizi sociali. E il giudice danno retta alle carte. Testualmente il giudice mi ha detto in tribunale penale: la carta canta. Un gladiatore che abbraccia un bambino, come mai? Perché da quando sono diventato un papà separato sto avendo delle enormi difficoltà a passare i momenti, tutti i momenti dell'infanzia con mio figlio, momenti che meriterebbe mio figlio per trascorrerli con entrambi i genitori, non li passeremo insieme. Tipo ad esempio la festa del papà. Cioè non si contano quante feste il papà praticamente io ho perso. Il lavoretto che mio figlio fa a scuola ogni anno per il papà che non mi è mai entrato, non ho mai avuto, cioè non ho mai ricevuto. Un sacco di discriminazione che non si riesce nemmeno ad immaginare. Cioè la gente comunemente non immagina le quotidiane difficoltà di un papà separato che praticamente versa in condizioni di indigenza assoluta. Io ora non voglio raccontare le cose che raccontano tutti, tipo non so dove dormire, non so dove mangiare, queste difficoltà, ma io voglio andare proprio sulle cose più basilari, tipo le informazioni scolastiche di mio figlio che io non le ricevo. Non riesco a sapere mio figlio che attività fa a scuola, quando non va a scuola non venga informato.